Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Super Smash Bros. È una di quelle serie che ha fatto scuola. Dalla sua prima pubblicazione nel 1999, non solo la saga ha continuato ad evolversi presentando un nuovo capitolo su ogni console fissa di Nintendo, ma ha anche inventato e popolarizzato un genere, dando vita a una marea infinita di cloni. La sua eterna rivale degli anni 90, però, la mai troppo compianta Sega, in un certo senso ha anticipato la creazione di Masahiro Sakurai, con degli esperimenti incompleti e non sempre riuscitissimi, ma che sicuramente conservano il loro fascino. In questo video quindi ripercorreremo brevemente la storia degli arena brawler legati alla casa di Sonic, rispolverando dei giochi che sono sicuro molti di voi non conosceranno. Prima di iniziare, se questi approfondimenti storici vi interessano, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Primo titolo sviluppato da Sega, che secondo me nasconde alcuni elementi riconducibili alla formula di Smash, è a mio avviso Fighters Mega Mix del 1996. Il gioco, uscito su Sega Saturn, è in realtà un classico picchiaduro uno contro uno in tre dimensioni. Fighters Mega Mix, però, nasce con l'intento di proporre una sorta di crossover tra i brand più popolari di Sega. Il roster è composto principalmente dai personaggi di due picchiaduro, Virtua Fighter e Fighting Vipers. L'intenzione degli sviluppatori era chiaramente quella di riproporre un esperimento alla King of Fighters in salsa Sega, ma è con i personaggi sbloccabili che le cose iniziano a farsi interessanti e assumono quel carattere completamente fuori di testa che caratterizzerà Super Smash Bros. Quindi, tra i 10 lottatori extra, fanno la loro comparsa a personaggi secondari dal mondo di Sonic, versioni super deformed dei lottatori di Virtua Fighter, la protagonista di Virtua Cop 2, Hornet, una delle macchine di Daytona USA, e il logo di AM2, la divisione che si è occupata dello sviluppo del titolo. Insomma, sebbene non si tratti di un titolo invecchiato nel migliore dei modi, come gran parte dei picchiaduro in tre dimensioni apparsi negli anni 90, Fighters Mega Mix ricopre un'importanza di un certo livello per aver proposto un roster completamente fuori di testa e pensato per celebrare il mondo Sega in ogni sua declinazione. Sempre del 1996, ma molto meno famoso, è Sonic the Fighters, conosciuto anche come Sonic Championship al di fuori del Giappone. Anche qui si tratta di un picchiaduro in tre dimensioni estremamente classico, ma è importante notare come il gioco sia basato esclusivamente sull'universo narrativo di Sonic. Sega quindi arrivò con ben 3 anni di anticipo rispetto a Nintendo, decidendo di dedicare un picchiaduro alla sua mascotte, allontanandola di parecchio dall'universo dei platform adrenalinici. Il titolo nacque inizialmente come gioco arcade ed era basato sul motore di Fighting Vipers. L'idea nacque proprio quando, durante le fasi di progettazione di Fighting Vipers, uno degli sviluppatori provò ad aggiungere un modello in 3D di Sonic quasi per scherzo, esperimento che incuriosì parecchio le alte sfere di Sega, che diedero immediatamente il via libera all'inizio dei lavori su Sonic the Fighters. Il gioco non fu mai convertito per Sega Saturn né per Dreamcast e fece la sua prima apparizione su console solo molti anni dopo, all'interno della Sonic Gems Collection, uscita su PS2 e GameCube. The Fighters segna anche la prima apparizione in tre dimensioni di Sonic e, sebbene anche in questo il suo valore storico non sia certo da poco, il comparto tecnico all'avanguardia purtroppo non era complimentato da un gameplay all'altezza, che fu ampiamente criticato già al tempo della sua prima uscita. Ma ora la palla passa a Capcom, perché nel 1999, poco prima dell'arrivo di Smash su Nintendo 64, nelle sale giapponesi fece il suo debutto Power Stone, un'arena brawler in tre dimensioni in grado di anticipare molti degli elementi di gameplay che caratterizzeranno il gioco del team di Sakurai. Power Stone non presenta alcun personaggio su licenza, e storie e ambientazioni sono completamente originali. Non c'è quindi nessun aspetto celebrativo della storia del videogioco, ma è il perfetto esempio di un arena brawler frenetico e confusionario, un picchiaduro tendente verso gli idi del party game. Le arene sono delimitate ed è presente la classica barra dell'energia, ma a ricoprire un ruolo importantissimo sono gli stage con i loro pericoli ambientali e la loro interattività. Ci sono tantissime armi da raccogliere ed elementi distruttibili in ogni scenario, il che aumenta di parecchio l'imprevedibilità di ogni scontro.
Il gioco è incredibilmente divertente e divenne da subito una delle esclusive Dreamcast più interessanti della sfortunatissima console Sega, ma ancor più incredibile è il suo seguito, uscito circa un anno dopo nel 2000. Power Stone 2 eleva all'ennesima potenza tutto quello che di positivo si era visto nel primo capitolo, ampliando il roster a 12 personaggi, proponendo nuovi stage composti da più sezioni e consentendo la possibilità di partecipare a scontri fino a 4 giocatori. Per me si tratta non solo di uno dei migliori titoli usciti per Dreamcast, ma a mani basse il clone meglio riuscito di Super Smash Bros., uno dei pochi giochi del genere a mantenere un gameplay fluido e immediato nonostante il passaggio alle tre dimensioni. Il gioco ebbe un discreto successo in tutto il mondo, tanto da generare anche un anime e un porting per PSP in una collection che racchiudeva entrambi i capitoli. Se ne avete la possibilità, vi consiglio caldamente di recuperarlo. E chiudiamo il video con quello che possiamo tranquillamente considerare il vero tentativo da parte di Sega di emulare Super Smash Bros., ovvero Sonic Battle. Pubblicato nel 2003 in Giappone e nel 2004 nel resto del mondo, il titolo sviluppato dal Sonic Team rappresenta un po' la chiusura del cerchio perché vide la luce su Game Boy Advance, la console portatile della storica rivale di Sega. Non lasciatevi ingannare dal fatto che non si tratta di un gioco pensato per gli arcade o per home console. Sonic Battle, nonostante la sua natura portatile, presenta una profondità di tutto rispetto. Si tratta di un brawler dove i combattimenti avvengono in delle arene in tre dimensioni e i personaggi, fino a 4 per scontro, sono invece rappresentati da degli sprite in 2D. Oltre ad appoggiarsi a tutto l'immaginario del riccio blu, Sonic Battle presenta una storyline articolata che si pone in diretta continuità con gli avvenimenti di Sonic Advance 2. Anche il combat system presenta una complessità di tutto rispetto, nonostante gli ovvi limiti imposti dai pochi tasti del Game Boy. C'è quindi un sistema di combo, diversi tipi di attacchi, la possibilità di diversificare i colpi in base alla direzione e anche la classica barra degli attacchi speciali. Come se non bastasse, poi a completare l'offerta ci sono svariati minigiochi e anche la possibilità di partite multigiocatore tramite il cavo Game Link. Ma buona fortuna oggi a trovare qualcuno con cui giocare. Nonostante questo, per me Sonic Battle è un videogioco ambizioso e sicuramente da riscoprire. Sebbene oggi la guerra fredda tra Sega e Nintendo sia finita ormai da un ventennio, e già dai tempi di Brawl, Sonic è entrato a far parte del roster di Smash, le avventure del riccio blu e di Sega all'interno del regno dei brawler e dei picchiaduro crossover sono un pezzo di storia estremamente affascinante che merita di essere riscoperto. Perché sì, Smash ha inventato un genere e rimane il massimo esponente della sua categoria, ma anche Sega contribuì a gettare le basi degli arena brawler su licenza con idee interessanti e esperimenti particolari. Poracci, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vorreste vedere altri video del genere, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi approfondimenti sulla storia del videogioco. Io sono il Poro Michele, Sonic Brawl, ciao!